E 5, 6, 7, 8. E ciao amici, sono tornata allo Zero Gravity perché non ti avevo ancora presentato, quindi vai via. Sono tornata allo Zero Gravity perché a voi piacciono tantissimo questo video. E perché, oh, ragazzi, ho saltato, non ho più fiato. Perché sono arrivati anche delle nuove dei nuovi giochi, chiamiamoli giochi anche se non sono dei propri giochi. Ho portato quella fantastica. Eccomi qua, ha detto fantastica, sono io. Intendevo quel fantastico calzino. Ah, non era cameraman. Ho portato mia sorella, perché mia sorella non Babbo Natale. Perché oggi la sfiderò in una challenge di minigiochi. Andre, possiamo far vedere? Posso dire una cosa prima? Aspetta. Poi peli sotto le ascelle, non fateci caso. Ma se l'hai fatti l'altro giorno? No, l'ho fatti ieri. Sto zoomando, scusa, sui no, peli. Grazie. Come potete vedere c'è questo gioco qua. Come si chiama? Si chiama Acchiappa la Talpa 1. Ci sono dei semafori. Verde. Verde, giallo. Vabbè, vi faccio vedere. Vedete? Verde premo. Verde premo. E devo andare a prendere. Non l'hai premuto, l'hai notte? Sì, ma sto facendo vedere. Sennò mi stanco tutti i tasselli. Non farlo partire. Non sapevo partisse così facilmente. Ma ah, io scusa, ho perso le qui. Ma è ubriaca. Stessa cosa con cosa, questo. Come si chiama questo invece? Questo Acchiappa la Talpa 2. Fantasia, complimenti. È sempre stessa cosa, devi saltare e prendere questo. Io mi imbalzo. E prendere questi. Poi se ci giriamo abbiamo una cosa magica, ovvero... Che fai? Wow! E schiacci dentro. Quindi sarebbe fare il sacco di patate qua? Sì, il sacco di patate. Ho una domanda. Dimmi. Come si chiama questo? È Space Canestro. Dopodiché andiamo perché la Nicola oggi deve fare il salto mortale all'indietro. Come promesso l'anno scorso. È vero. Quindi, mi ricordo. Ora respiriamo e iniziamo subito con la prima sfida. Io respiro sempre. Chi sarà la migliore? Tra io. Sorella grande e sorella piccola. Lo scopriremo soltanto con i risultati. Grazie. Puoi spegnere. Per il televoto. La spiegazione precisa di questo gioco non lo sappiamo perché abbiamo visto le luci rosse e non c'è tempo per andare a chiedere all'insegnante come funziona, ma noi facciamo che prendiamo tutte le luci e vediamo alla fine chi avrà il punteggio maggiore. Pronta, Niki? Hai 9. Vi fate il 5. Il 9. Hai 9. 3, 2, 1. Brava Niki, vai con i denti anche. Sotto Niki. Brava Sabri. Grazie Andre. Si vede che sei Miss Eleganza 2008. Quello in alto ti manca. Mancano 20 secondi, occhio. Dai che sei in vantaggio Nicola, Sabri, veloce. Mancano 8 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Mi sono fatto male! Ma Sabri 1, Nicole 0! Strano, così? No, Andre, vomito, Andre! Guarda, fallo! Sono un salmone! Io ero la tartare di salmone! Ho ancora un po' di fiatone, ma me la sento di giocare a Space Canestro. Bello. Come funziona? Bisogna fare canestro nel tabellone, ovviamente, cioè nel canestro. Nel tabellone? Nel canestro prendendo il tabellone, e con però faccia. Con un salto spaziale, quindi Space Canestro. Nicole, fa vedere un po' di riscaldamento. Allora, ci sono due tipi di riscaldamento. Due tipi di riscaldamento. Allora, c'è il primo questo. È questo. Perfetto. E l'altro è la tecnica dello stuzzo. Ok. Provo a fare il primo io, Non capisco. Pronta, quale sia Niki, peggio. Insieme. Il principale. Complimentoni. Vuoi provarlo anche tu? No, grazie. Allora, Niki, sei la prima. Tre salti. Al terzo salto, canestro. Ok, vado, Uno, due, tre. Sì! Dove essere uno space canestro, nel senso. Guarda, tipo... è volata giù. Sì, ma devi fare tipo. Beh, in compenso almeno lei ha fatto canestro. No, ho fatto canestro? No. No. Ma nel senso che deve essere un salto artistico, vai. Sì, intanto lei ha fatto canestro, okay. Però. Sì, vabbè, ma non vale. Quanto è artistico. Ho sbagliato. Ma... Tutto bene?
mi ha preso ovviamente l'orecchio con l'infezione. Non si era notato. Cioè, vabbè. Comunque, questo era solo riscaldamento perché sennò la ucciderei. Prossima sfida dobbiamo fare salto, salto, salto e rimanere appesi almeno un secondo. Con i denti? Mezzo secondo, no, con i denti, ah, al canestro basso. Se ce la facciamo, andiamo a quello alto. 3, 2, 1. Ciao! Ma tu sei alto 20 centimetri in più! Sei 20 centimetri in più tu? Massimo 10. Vai Niki! Sì. Sì, ma vai perché? Col pensiero, no, vai. No, ma perché lei ha paura, vieni a provare su quegli altri che devi impegnare. Dai, vai a provare su quegli altri. Non ho paura. Andre, prendi! Ehi. È altissimo questo. 3, basta solo toccarlo. No. Non ci arriveremo mai. 2, 1, via. Tu potevi appenderti e lei poteva arrivarci, cioè. Ci proviamo allora, vai. Dai. Va bene, dai, facciamo questi due. Dai, che sacco di patate. Così ho la mia vincita, andiamo di qua. Ma te ne sei accorta almeno, Sabri? No, la vedrò nel video. Ha scorreggiato anche. Hai scorreggiato? Sì. Chiapa, la talpa. Ma cosa hai fatto, speed o reaction? Non lo so. Vai, Niki. Veloce, 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 Niki. Mamma mia, quanto siete forti, oh. È difficile. Guarda che una mano si tiene, Sabrina. Per... No, no, no. Sì, sì. Nicole non sta capendo. Mi sa che sta per cadere anche qui. Devo fare salti più piccoli. Sì, te lo volevo consigliare. Nicole, se fai salti più piccoli non ci arriva. Brave. Sai che mancano 20 secondi, eh. No, io non posso. È una sfidona assurda. E altre. E anzi. Oh mio Dio. Il sorpasso? Oh, come? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 6, bip! 68! Ah, 65! Ho vinto anche qui! Ma quanto deve essere stato? Ah. Ah. Out! We are the champ! Cioè, non tu, volevo dire io! Ma. Comunque... Ora la prova finale, il santo, il santo, il santo, il santo, però Stefano, ti conviene pregare, il salto mortale indietro, andiamo. Oh Gesù. Ma prima del salto indietro deve lanciarsi da là perché lei non si era lanciata dalla piattaforma, andiamo. Allora Niki, no. Ti ricordi che tu da qui non ti eri mai voluta buttare? Cioè in realtà prima c'era la spugna. Era molto più alta, però anche adesso no, era uguale, e solo che adesso hanno messo tipo una specie di gonfiabile, quindi devi buttarti di schiena. No, di schiena no, seduta. Di schiena. No, di schiena mi butto. No, ho seduto niente. No, di schiena, vinci le tue paure. Guarda, ti fa vedere il nostro amico Andre Ne Ciccio. Ma no, non la faccio più. Dai, fai vedere che. Fai vedere alla tizia che ha paura come si fa. Di schiena però. No, seduto. No, di schiena. È un gonfiabile, Nicole, c'è dentro l'aria. Non ci sono gli spilli? Non c'è neanche i coccodrilli. Se ci sono gli spilli poi mi arrabbio. No, non ci sono. Ho paura. Andre, ti sto sbarrando. 3, 2, 1. Oh, oh mio, ma ecco. Sì, vabbè, ma devi morire. Muori. Ah. Muori. Ah. Cavolo, è stato così pericoloso. Andre, ma dove sei? Guarda che zoom. Oh, non c'è la videocamera a fuoco. Oh. Ma c'è lo spillo. Non c'è lo spillo. Ah. Spostati che tocca la principessa. Ti prendo al volo, vieni. No, non la prendi al volo. No, veramente, ho paura all'indietro. Ho paura, no, no, ehi, no. Ho paura all'indietro. No, ehi, ehi. Tranquilli, che entro fine video ce la faremo. Cos'è che hai detto che non ho capito? Che ti porto sul cavallo e ti faccio saltare. Ma come saltare? Minacce, salti dal cavallo. Ho capito, ma saltare un cavallo e saltare accetti da te. Accetti o no la accetto. Sfida? Accetto. Muori! Vai, Iki. No! Ah! Questa è Sparta! No! Ok, vado. Oh no, si è rotta! Non mi tirare la mano che c'ho la telecamera! Si è rotta tutta! Nicole, quante ossa ti sei rotta? Troppe! Troppe! Bene, adesso possiamo andare a fare il salto mortale. Ora, il momento tanto atteso che io aspetto da un anno. Vieni qua. Anch'io aspetto da Aveva promesso, senza farmi vomitare, che già stavo per vomitare ieri notte. No, non sono incinta. Il salto mortale indietro. Per chi non lo sapesse, ora ve lo faccio vedere. Prego. Un salto dove tu salti muori. No. È mortale in quel allora, senso. Allora, io adesso lo faccio arrivando qua. Lei l'aiuterò a fare con l'arrivo però nella spugna. Pennello, 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 giro. Pennello, 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 giro. Perfetto. Ok. Brava, come ti ho insegnato? Se posso fare
farne prima uno in avanti. Cosa c'entra che puoi farne prima uno in avanti? In effetti può farlo però. Io facevo ginnastica. Chiuditi a pallina, eh. Il segnante l'ho detto di stare a casa. Mani alto. Oh mio Dio, che pallina! Ti ho mai insegnato quando eri piccola a entrare nel salto così o così? Perché è un ninja lei, corre velocissimo. No, perché vado a cavallo, non è che faccio ginnastica. E a cavallo non sto così con le punte in alto. È per quello allora che non vinci tutto. Così con le punte in alto. Non mi veniva il termine. Vieni qua a fare quello indietro, dovevo fare la parte dell'incazzare. Bene. Allora, salto, salto. Non tirarmi le gomitate, tieni le mani qua. No, non ce la faccio, ho paura, mi di rompermi, devo andare a cavallo. Bene, andiamo a farlo qua allora. Ok. Vieni qua. Ho fatto la testa. Ma ci sono io. Vieni qua. Anche i pirati lo fanno. Mani in no, alto. No, non ce la faccio, le mani le devo tenere qua. E allora spaccati l'osso del collo. No, ma perché mi devi far fare una cosa che non ce la faccio? Per me ce la puoi fare, Nikki. Ce la puoi fare. Vinci le tue paure. Non ce la faccio. Devi sentire il fuoco dentro, Nikki. Allora. Hai capito che continuiamo a fare su e giù? Lei non lo vuole fare. Comincia a fare i tre salti. Uno, due. Brava, al terzo vai, ti lancio io, non ti preoccupare. Era già fatto praticamente. Se avevi una maglietta era meglio. Uno, due, vai. Non ero pronto. Ho saltato male. Adesso la faccio. Allora, eri già buona, sulle braccia. Uno, eri buona, Nikki. Due, vai. No, non ce la faccio. Hai fatto ginnastica artistica. Ma facevo schifo. Lo so che facevi schifo. Sulle mani. Uno, due, vai. Ma... ho un'idea. Vabbè, però ho vinto la paura, adesso lo facciamo. Sì, no, l'ho fatto. Non hai fatto niente, ti sei lanciato a pesce morto. Avevo un'idea, ruoto io la telecamera, se no. Dillo in camera, vincete le vostre paure. No. Dai, e uno, due, vai. Bravo! Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È stato un parto. Ho sudato, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie. È stato bello, no. Ma come fate? Quanta paura hai avuto? Troppa, oh mio Dio, ti vedo. Ci sei fatta anche la cacca addosso. Ti hai fatto la cacca addosso? Ora Andrea, tocca a te. Io tengo la telecamera. Allora ragazzi, è stato un parto, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso, come potete vedere, stiamo preparando un percorso per... Dicevo che stiamo preparando un percorso per fare un video per il suo canale, che vedrete sicuramente nei prossimi giorni, con tutte le sorelle che potevano farmi questa. Doveva capitarmi. Mi stava cadendo, ti dico solo questo. Mettete un like per pena e scrivete qui sotto che altro video volete allo Zero Gravity, con questa o con quali altri non ospiti con me. Vorrete non voi con me. Vuoi dire qualcosa? Che no. Hai vinto la tua paura? Ho vinto la mia paura, non è stato bello. Mi sa che lo vuole rifare. Sì, anche io lo penso.